Buongiorno a tutti! Allora, questo sarà il video di aggiornamento della mia postazione slash collezione makeup, chiamatelo un po' come volete. Faccio questo video, prima di fare questo video, vi ho chiesto su Instagram se aveste voluto vedere il video, mi avete risposto di sì, praticamente il 98% delle persone, che erano 53 al momento in cui ho controllato, hanno risposto di sì, una ha risposto no, quindi diciamo che volete vederlo. Poi mi arrivavano anche direct dove mi dicevano: Mari, mi raccomando, fai video lunghi, quindi, cioè fai un video lungo della postazione, quindi penso di avervi accontentate perché questo video sicuramente sarà lunghissimo. Allora, se i miei video fossero visti solo da persone intelligenti, questa intro non sarebbe necessaria. Ma siccome siamo su YouTube passa chiunque fondamentalmente, quindi è importante fare delle precisazioni. Allora, vedrete nella mia postazione che io ho tanti trucchi, ho ovviamente più trucchi rispetto ad una ragazza, diciamo, normale che non fa video. Questo perché, un po' perché è la mia passione il make-up, un po' perché mi piace provare cose nuove, ma un po' anche perché faccio video su YouTube. Cioè, se io non comprassi trucchi, se io utilizzassi sempre gli stessi, cosa vi farei vedere ogni mese? Cioè, non è che ogni mese vi posso dire, ok, per esempio nei promossi e bocciati, questo mese promuovo questo correttore, il mese dopo, ok, questo mese promuovo sempre questo correttore. Cioè, capite che chi fa video è normale che abbia più trucchi rispetto ad una ragazza normale, quindi non è una cosa così strana. Poi calcolate che molti li mandano le aziende, a me non molti, ma li compro io perché mi piace appunto acquistare trucchi, però me li regalano anche le amiche, quindi molti me li hanno regalati anche loro perché c'è gente che fomenta la mia passione per il make-up e quindi tanto di guadagnato. Poi è vero che c'è gente che spende per borse, vestiti, scarpe, io queste cose non le acquisto perché non sono patita di avere mille vestiti diversi, scarpe, borse, non me ne frega niente. Quello per cui spendo io sono libri, voi non avete idea di quanto io spendo in libri, e trucchi. C'è da dire che compro fondamentalmente prodotti low cost, quindi non è che vado a spendere chissà quanto, per cui ci sta. Ora, fatte le dovute premesse, che non sarebbero state necessarie, ma mi rendo conto che bisogna specificarle certe cose, vi lascio la visione del video. Spero che vi piaccia, vi faccio vedere quindi come ho organizzato la mia postazione make-up. Io non ho una toletta, quindi i miei trucchi sono divisi tra la mia scrivania, quindi la scrivania di camera mia, e una cassettiera di Lidl, neanche di Ikea, quindi non avendo Ikea io non ho mobili Ikea, quindi mi sono dovuta organizzare con le cosine che ho, scusatemi, sono quasi afona. Per cui ragazzi, io vi lascio la visione del video, spero di esservi utile per darvi magari qualche spunto o di tenervi compagnia, e quindi un bacione e buona visione! Allora, la mia impostazione make-up è questa qui, si estende appunto sulla mia scrivania, su quei due cassetti, nel primo cassetto di quel mobile fucsia che dopo vi faccio vedere, e su questa cassettiera bianca che è del Lidl, non è di Ikea, è di Lidl questa qui. È sinceramente molto più piccola di quella di Ikea come profondità ed è anche un po' scomodina perché i cassetti non si aprono completamente, quindi non è che sia il massimo, però non avendo Ikea ci si deve accontentare. Qui io comincerei dalla parte sinistra e poi andiamo verso destra, quindi cominciamo dal mobile appunto che è Ikea. Scusatemi se mi tremeranno le mani, ma non ho il cavalletto, sto registrando con il telefono tenuto in mano. Dunque, sopra questo mobiletto qui, e scusate anche per il mal di mare tra l'altro, ci sono le due perle di Essence. Questo mobiletto non è molto cambiato, ci sono sempre le due confezioni di perle di Essence che mi ha regalato Chiara, due roselline decorative, la lampada dell'Ikea, questa qui che io adoro, tengo sempre accesa con una LED light. Poi ci sono tre candele di Ikea, questa grande che mi ha regalato Vale e queste due piccoline, e questa che è di Ikea che mi ha regalato sempre Vale ed è buonissima. E poi c'è ovviamente la lampada, ok? Passiamo ai cassetti. Ci sono praticamente quattro cassetti in questa cassettiera che hanno davanti il vetro, quindi si vede, si intravede quello che c'è dentro. Dunque, nel primo cassetto, adesso non so quanto si vedrà, io tengo in questo cestino i correttori, quelli in crema così, che sono in palette o sono nei pot sotto. È così, così si vede, vedete questi qui in pottino. Insomma, tengo i correttori. Sul lato destro tengo dietro i fondi minerali, questi che vedete qui, che intravedete, ecco, così si vede meglio, quelli che intravedete lì sono i fondi minerali. Davanti ci sono i fondotinta che uso, che sono rimasti in pochi, quelli dei miei colori, sono 1, 2, 3, 4, 5 fondamentalmente, perché questo qui è di Rimmel ed è scuro. Quest'altro contenitore qui, trasparente, che è una vaschetta, non so se si percepisce questa vaschetta, ci sono tutte le cifre che mi sono rimaste, che sono queste, le ho messe anche qui. Qui ci sono i primer per il viso, quindi da qui fino a qui sono primer viso di ogni marca, c'è Essence, c'è Bottega Verde, Kiko, Rimmel, eccetera. Questi due sono spray fissanti, sempre di Essence, uno è il Keep It Perfect e l'altro è quello HD al cocco, questo. E in questo bicchierino invece ci sono i correttori che al momento non sto utilizzando perché magari sono scuri, tipo questo della Revolution che è scuro per il momento, o perché ho altri infinitori e quindi questi li userò dopo aver finito quelli, quindi in questo bicchiere ci sono i correttori. Passiamo al cassetto sotto. Il cassetto qui in basso è un po' il cassetto delle meraviglie perché è il cassetto dei blush ed è quello più pieno di tutti, direi.
eccolo qua. In questo cassetto ho quasi tutti i miei blush, non sono proprio tutti qui, però la maggior parte stanno qui. Allora, c'è, vabbè, la palettina di Zoeva della collezione Premiere. In questa confezione di latta qui, che era del profumo Paco Rabanne, questa qui, Invictus tra l'altro, ci sono appunto la maggior parte dei blush, vedete, divisi su tre file più una. Se io prometto così non si vede, ecco, divisi su tre file più una. Qui ci sono per esempio questi con i cuoricini, ci sono blush di ogni tipo, sono in polvere, in mousse, questo di Wacom è mousse, questo è in crema, sotto ci sono quelli minerali di Elf, ne ho due. E quelli che vedete qui che non sono confezioni di blush, tipo questa, sono sample di blush che ho trovato in altre confezioni, sample di blush minerali. Qui in queste ciotoline qui di plastica, questa di Ferrero Rocher, ci sono altri blush, e poi sotto qui, sotto questi, ci sono tutti quelli delle collezioni limitate di Kiko, che sapete appunto io colleziono. Qui c'è uno spazio perché manca un blush che ho su, nella scatolina di quelli che uso per adesso, vedete? Questi sono tutti edizioni limitate di Kiko, così come questa, qui sotto, che non si vedrà, ecco, queste sono sempre edizioni limitate di Kiko, insomma, questi sono tutti i blush, ne ho veramente tanti. Nel cassetto giù, scendendo, ci sono le palettine occhi, quelle sia piccole, sia grandi, sia medie, insomma le palette occhi che mi sono rimaste, ma non sono tutte qui, le altre dopo ve le faccio vedere. Ora io non so come inquadrarmi fino a giù, perché forse è buio, però vedete, qui ci sono le palette per esempio della Makeup Academy, della MUA. Queste piccoline sono divise tra Fior di Magnolia, una di Catrice e una di Essence, sono queste qui da 4, queste mi sono comode quando viaggio, per questo non le ho declatterate, perché molte le ho declatterate, poi al limite vi lascio la playlist del decluttering nel pallino. Ci sono palettine di Avon, queste sono di Essence, queste due rotonde, queste qui sono sempre di Essence. Qui al lato appunto ci sono altre palettine, insomma queste sono le palettine piccoline che a me fanno comodo quando viaggio, quelle in questa scatola qui che è una scatola di Sephora. Davanti ci sono altre palette, c'è la Urban Decay, la Naked 1, questa. Questa è di Kiko, è una delle palette componibili. All'interno questi 9 ombretti, perché li ho intercambiati con altri che sono nella palette 4, sempre di Kiko. Questa è quella di Pupa, insomma questa è sempre di Kiko, di un'edizione limitata. Questa è l'altra da 4 di Kiko con altre cialde. Quella di Neve che io adoro, di una collezione natalizia, questa non riesco a tirarla fuori. Qui c'è questa della Revolution che a me non piace. Qui ci sono le due palette di Neve, la Scurissime e la Intensissimi. Questa con le palette componibili di Madina. Questa che è un'altra di Madina componibile con le cialde di Kiko depottate. La Wycon e la... questa cos'era più? La 88 Hot Heart, questa qui, che è bellissima come palette. E quindi qui ci sono le palettine occhi. Ultimo cassetto di questa cassettiera, ci sono gli illuminanti. Che sono, non sono tutti qui perché alcuni li ho sempre nella scatola sulla scrivania. Qua ci sono per esempio alcune scatole vuote, tipo 1, 2, 3 sono vuote perché li ho sugli illuminanti. Comunque questo è il regno degli illuminanti in un'altra scatola di Sephora. Qui invece ci sono tutti i gloss che mi sono rimasti, molti li ho buttati perché erano appunto vecchi. Facciamo un po' di zoom. E lì ci sono i primer occhi che mi sono rimasti. Poi c'è una pochettina di Too Faced che mi aveva regalato Vale. Backup delle spugnette di Essence, quelle piccoline per gli occhi. Dietro ci sono delle palette che non utilizzo, ma che sono dei regali e voglio tenere, quindi stanno lì. Quindi questo era l'ultimo cassetto. Passiamo ora sopra la scrivania, quindi a tutto quello che c'è qui sopra, che c'è tantissima roba. Anzitutto, qui alla mia sinistra c'è questo contenitore qui, di plastica, con 3 scompartimenti, dove ho messo alcuni dei prodotti labbra, perché mi sono resa conto che se li lascio nei cassetti io non li metto mai i prodotti labbra, quindi me li sono messa davanti. Non che la situazione sia migliorata di chissà quanto, però qualcosina la riesco a usare. Allora, nel primo scompartimento qui ci sono i rossetti in matitone, quindi sono tutti rossetti, diciamo, o cremosi o matte, ma comunque in forma di rossetto in matitone. Vedete, ci sono di vari tipi, di vari brand, di Wycon, questi sono di Avon, di Bottega Verde, insomma ci sono varie marche, queste di Deborah, queste di Kiko, molto bello, Maybelline, insomma ci sono varie marche. Nella sezione centrale qui, però se io faccio così vedete meglio, ci sono le tinte labbra invece. Io non sono patita di tinte labbra, infatti ne ho pochissime, quelle che io sono anche vecchie, quindi tipo ci sono quelle di Elf che ormai non esistono più qui dietro, questa di Kiko che mi aveva regalato Vale, questa è della Makeup Academy. Insomma sono tinte labbra qui. Invece qui ho davanti alcuni gloss che uso di più, che sono questi tre, questi quattro fondamentalmente, le matite per il contorno labbra, quella trasparente e la perfettina di Neve, e il primer per le labbra di Kiko, questo che mi aveva regalato Vale. Invece dietro, in una scatola di una crema, vedete c'è la scatola di una crema, della Garnier tra l'altro, ci sono tutte le matite labbra. Quindi ve lo faccio vedere dall'alto, qui ho tutte le matite labbra più un burro cacao di H&M. Quindi qui sono matite labbra, quindi questo è tutto di prodotti per le labbra.
qui. Allora, questa è la parte della scrivania che meno mi piace, perché non ne trovo il senso di quelle due candele messe lì, però senza le candele mi sembrava troppo vuoto e quindi, vedete, ho messo le candele di Ikea, più questo che è un contenitore in vetro con i gioielli e tutta bigiotteria che uso quando esco, quindi l'orologio, i bracciali, eccetera. Queste cassettiere qui contengono questi prodotti in perle. Cioè, vedete, sono tutti prodotti che hanno le palline all'interno, quindi Bottega Verde, Essence, Avon e Kiko, più un campioncino di cipria che non mi stava nell'altro cassetto, ma ok. Sotto ci sono gli ombretti minerali, questi sono tutti ombretti minerali, quindi Neve Makeup, Climalux, questi qui sono dell'All Natural Face, no, questi sono della W7 mi pare, ci sono della dell'All Natural Face più in fondo, aspettate che vi faccio vedere meglio, togliamo questo, scusate il trambusto, ecco vedete, sono tutti ombretti minerali, quelli là in fondo sono per esempio dell'All Natural Face. Nell'altro giù, queste sono due cassettiere singole, queste le trovate dai cinesi o tipo Risparmio Casa, in negozi del genere. Qui ci sono invece i pigmenti, quindi Madina, NYX, Kiko, eccetera, eccetera. Ci sono appunto tutti i pigmenti non minerali. E invece nell'ultimo cassetto ci sono i prodotti per le sopracciglia, che io utilizzo molto poco perché le sopracciglia le faccio con la palette della Makeup Revolution. Quindi questi per ora non li sto utilizzando, infatti sono nell'ultimo cassetto in basso. E ok, sopra qui... Allora, questo qui era una parte di un armadio, che io ho dipinto di bianco e ho messo la vernice lucida, quindi era una parte di un armadio, non è acquistabile singolarmente. Sopra, mi alzo, allora, c'è questo contenitore qui, che era un... che è tipo stile shabby chic ed è, era un portaposate, immagino, l'ho preso dai cinesi, che ha, vedete, quattro scomparti, e quindi io ho diviso le matite occhi per colore. Qui ci sono quelle marroni e dei colori caldi, qui le verdi. Qui ci sono blu, azzurre e grigie, sono qui. E qui invece ci sono le viole e le rosa, in questo scomparto qui. Non so quanto si riuscirà a vedere. Si accende la luce? Meglio, peggio? Forse un po' meglio? Chi lo sa? Poi, sì, forse si vede un po' meglio. Qui ci sono le due piegaciglia, uno di Elf e uno dell'Emit. Questa dell'Emit è fantastico. Poi qui ci sono tre rossetti che mi ha regalato Vale. I due di Kiko e uno di Marc Jacobs, questo. Il Some Kinda Gorgeous. Questo è di Marc Jacobs, il Boy Gorgeous, è molto bello questo. Anche gli altri due di Kiko sono splendidi, comunque li ho messi lì dietro perché non ci entrano nel portarossetti. Questi sono degli orecchini di Pandora a cuoricino, lo spray fissante di Kiko che voglio usare, quindi ho messo fuori dai cassetti. Un sample di gloss, qui ho questo bicchiere che è di Ikea con i mascara che ho aperti, che sono questi, anche se ho due sono finiti, dovrei toglierli. Poi c'è il contenitore con i dischetti di cotone e quello con i cotton fioc. Davanti invece qui c'è questo portarossetti che mi ha regalato Vale, è di Primark questo qui, dove ci sono all'interno appunto alcuni rossetti tra quelli che uso di più, quindi alcuni di Mulac, Ruby Woo di MAC, questi di Kiko e questi di Essence, che non ho ancora usato però, i due di Essence. Altri due rossetti che sto usando in questo periodo, due ombretti in polvere di Kiko di un'edizione limitata che fanno... una decorazione. E qui invece ci sono sempre due gloss di H&M che tengo solo per decorazione e uno degli ombretti di Kiko che, di Pupa, che sto usando in questo periodo, che è questo. Sotto qui praticamente ci sono le palette grandi, quindi le uniche palette grandi che ho ottenuto sono queste, tralasciando quelle di Neve che avete visto nell'altro cassettino. E in più c'è la scatola del mistero, che è questa, che ogni tanto vi faccio un video aggiornamento su quello che c'è dentro. In questo caso ve la faccio vedere così en passant. Praticamente ci sono dentro, vedete, i prodotti che io utilizzo in questo periodo, quelli che faccio ruotare, eccola. E quindi ci sono per esempio una palette di Kiko della Daring Game, che è bellissima, c'è anche il cuore in occasione di San Valentino, visto che oggi è il 14. L'edizione limitata di San Valentino di Kiko di quest'anno, che sto testando, vedete la palette, il blush e l'illuminante, c'è un video su questa, vi metto il video poi nel pallino. E altri blush che sto usando in questo periodo, che sono questi tre, la cipria che ho finito del progetto smaltimento, questi sono tutti gli illuminanti che sto usando in questo periodo, vedete Nabla, c'è Puro Bio, c'è Essence, il mio adoratissimo Soft and Gentle, quello di Pupa, insomma sono tutti illuminanti che sto usando in questo periodo, quindi questa è la scatola del mistero. E poi vicino ci sono le palette occhi, le ho messe tutte qui così... così le prendo al volo e le sfrutto. Qui c'è la Norvina di Anastasia, che è stato un regalo di Vale. C'è la Chocolate Gold di Too Faced, c'è questa di Makeup Revolution che è la Soft for Makeup Revolution, questa di Essence qui dei blush della collezione autunnale, questa di Revolution che è qui perché la uso sempre, penso si possa notare, a buche ovunque questa palette. C'è poi la Lives a Festival di Too Faced, questa di Unicorni, la Just Peachy Matte, la Soul Blooming che adoro, le quattro che ho di Zoeva,
la Cocoa Blend Rose Gold Caramel Melange e la Premiere, e questa di Essence, che era uscita tantissimo tempo fa ed era un'edizione limitata. Poi, spostandoci a destra, prima della parte dei cassetti, vi faccio vedere quello che c'è qui, appunto alla mia destra. Allora, qui ci sono, vabbè, le veline e le salviette. Queste salviette sono pessime, peraltro. Allora, ho messo qui questi due mobiletti. Qui prima tenevo i rossetti, poi non mi piaceva più la cosa dei rossetti, l'ho spostata qui, ho messo invece i prodotti che ho in smaltimento. Ok, l'ho girata leggermente, vediamo se si vede meglio. Qui ci sono fondamentalmente, vedete, i correttori che ho in smaltimento. Qui ci sono fondamentalmente i correttori, molti dei quali sono nel progetto smaltimento. Il contorno occhi che sto usando, che è questo della dei Provenzali. Poi ci sono prodotti che non hanno una collocazione, tipo questi eyeliner, sempre correttori. Questo sta per cadere. Stick di Avon per il viso, un balsamo labbra, questo è un altro balsamo labbra. Blushing stick li tengo qui, alcuni. Qui ci sono le matite color carne e color burro. Qui ci sono due matite nere più una matita sopracciglia e un eyeliner di Kiko più l'accendigas per le candele. Un bicchierino dove tengo pinzette e forbicine. Qui tengo le matitine più corte per evitare che si perdano, quindi quando diventano troppo corte le metto qui. Mi risiedo, scusate il mal di mare. Poi c'è il fondotinta che ho in smaltimento, il correttore che ho in smaltimento, e qui dentro c'è un campioncino di contorno occhi che sto finendo, mi piace tantissimo, ve ne devo parlare. Invece sotto, nella cassettiera con due cassetti, non sono legati questi due mobili, chiamiamoli così, questi due contenitori sono separati, cioè si vendono separatamente. Qui ci sono nel primo cassetto i prodotti che uso tutti i giorni quando faccio la base. Quindi c'è la cipria che uso per fissare tutto il viso, la cipria per il contorno occhi, più ci sono delle cipre minerali, tipo questa è la Hollywood di neve, questi sono due campioni della Crimalux. E poi ci sono la spugna per il fondotinta e le spugnette per il correttore, più una spugnetta per gli ombretti. Invece sotto ci sono gli ombretti che ho comprato ultimamente, quindi quelli che sto testando o che devo ancora testare. Ho fatto un video, non so se l'ho pubblicato già, con un video haul di questi ombretti e altre robine. Comunque sono tutti quelli della collezione Vamp Metallic e Shadow di Pupa. Questo di Maybelline, questo in glitter di Pupa. Insomma, gli ombretti che sto testando e quindi li tengo qui per ricordarmi che, insomma, li devo usare ancora. Poi rimettiamo a posto. Ok. Poi qui c'è la terra di Kiko della collezione Green Me. Due balsami labbra di Labello, questi qui in scatoletta di latta. La magnifica acqua spray che vi ho fatto due... palle così quest'estate con l'acqua spray. E poi qui ci sono i pennelli che uso tutte le volte che mi trucco, infatti sono sporchi la maggior parte, sono quelli che uso ogni, non dico ogni giorno ma ogni volta che mi trucco, stanno qui. Invece in questo bicchiere qui, che è sempre di Ikea, sia questo sia questi sono di Ikea, ci sono i pennelli unicorno, quindi quelli che hanno il manico così a unicorno, il pennello da illuminante che è questo che tengo separato non so perché, una lima per unghie, e poi ci sono altri due pennelli particolari che sono questo di Kiko della collezione della primavera scorsa e questo che è il manico rosa, l'ho messo separato. E quindi qui ci sono altri pennelli, ho tantissimi pennelli, noterete. Poi ho spostato un po' di roba, quindi lì ci sono queste cassettiere qui. Allora, queste cassettiere avevano immagini diverse, io le ho cambiate, ho messo dei cartoncini, quindi ho fatto un change, ho lasciato solo questa con l'immagine originale, di queste ho cambiato tutte le figure, quindi queste sono delle carte del Lidl, queste quattro. Questa era una cartolina che mi ha mandato Craftly quando ho ordinato la Happy Planner. Quindi ho cambiato tutte le facciate perché mi piacciono di più queste. Dunque, sopra, allora, qui c'è la SpongeBob di Lidl, che assomiglia alla Beauty Blender. Poi ci sono questi di Kiko, che sono dei prodotti guance e labbra, praticamente. Erano di edizione limitata, sono blush e lips. Ogni tanto li uso per le labbra, mi piacciono. Qui sopra questa cassettiera trasparente ci sono, vabbè, un cuoricino di Tiger, adoro i cuori con, vabbè, orecchini, anellini, tutta bigiotteria ovviamente. Due ombretti di Kiko marrone che tengo qui perché li uso sempre quando sfumo, quindi li voglio a portata di mano. E dentro questa cassettiera, allora, nel primo cassetto in alto ci sono tutti gli ombretti color carne o quegli ombretti che io vado a pescare quando devo truccarmi velocemente, tipo questo di Essence che è un cappuccino please, questo non lo fanno più purtroppo, che era un color cappuccino satinato. Questo di Kiko che mi piace tanto, però gli ombretti color carne matte sono tutti qui. Nel secondo c'è l'ospedale degli ombretti, ossia ci sono tutti gli ombretti rotti, che alcuni dovrei ricompattare, ma tipo quello cotto di Kiko che è doppio, come faccio? Quindi li tengo così rotti, ogni tanto li uso, ma con cautela.
più una cialda depottata di Kiko che non sapevo dove mettere da lì per non prendere polvere. Nell'ultimo invece ci sono gli altri blushing stick e un gloss azzurro di Essence che fa i denti più bianchi, non è azzurro sulle labbra. Qui c'è il pennello per le sopracciglia doppio di Essence che utilizzo sempre per fare le sopracciglia. E poi qui ci sono tutti i pennelli. Questi contenitori sono dei portapiante, li vendevano rosa, quindi vassoio rosa, tre contenitori rosa. Ho preso un set rosa, un set giallo e li ho invertiti. Vedete, quello dietro è giallo per esempio. Allora, in questi tre davanti ci sono qui i pennelli d'occhi con le setole morbide fatte così. Spero che sia messo a fuoco. Spero vivamente che sia a fuoco perché non riesco a capire. Comunque, pennelli con le setole morbide. Qui ci sono i pennelli con le setole sintetiche, quindi quelli con le setole, diciamo, rigide o a lingua di gatto per capirci, o quelli da eyeliner sono qui. Qui ci sono pennelli vari, quindi pennelli labbra, pennelli sopracciglia e questi che sono pessimi, cioè sentite il rumore, nylon puro. Dietro, qui c'è un kabuki di H&M. Dietro ci sono qui i pennelli per la cipria. Ne ho tantissimi, lo so, ma perché prima compravo i set, quindi ho tantissimi pennelli da viso. Qui ci sono i pennelli per il fondotinta di varie forme, varie marche, vari tipi. E qui ci sono i pennelli per blush e terra. Quindi in questo vasetto qui ci sono pennelli per blush e terra. Quindi questi sono tutti i pennelli fondamentalmente. Vediamo dentro i cassetti. Allora, cominciamo dai cassetti. Questa era una delle decorazioni di Natale di Vale. Guardate che bella, l'ho messa qui. Nel primo cassetto in alto qui ci sono i rossetti dai colori autunnali invernali, quindi questi, che sono quelli che hanno i colori più scuri o sul violaceo, cioè quelli che utilizzo di più in questa stagione, diciamo. Questo sia un rossetto verde ed è bellissimo, di Essence. Avevo registrato un video quando l'avevo preso l'anno scorso, ma non l'ho mai pubblicato, quindi brava Mari. Quindi questi sono i rossetti dei colori autunnali, sono tutti qui. Le marche sono più o meno quelle, c'è Kiko, Urban Decay, Mulac, questi sono tutti Kiko, sì, Kiko mi piace molto, Essence, Maybelline, questo di NYX, insomma questi qui, colori invernali. Sotto ci sono i rossetti dei colori estivi, eccoli qui, alcuni sono cappottati molto 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 male. Comunque questi sono i rossetti dai colori estivi, c'è Mulac, Avon, Pupa, cioè le marche sono quelle, Urban Decay, c'è questo di neve che mi ha regalato Val, lo Strawberry Sunday, e quindi sono qui. I rossetti rossi li ho separati perché nei cassetti non mi c'entravano più rossetti, quindi quelli rossi li ho messi qui. Cioè non è un cassetto tutto dedicato ai rossetti rossi, ma quelli rossi sono qui, quindi fin qui. Quindi questi qui sono tutti i rossetti rossi che ho, sono tutti qui. Questi sono gloss di Essence, questi sono burro cacao, sono messi in questo contenitore qui di plastica. Qui c'è un rossetto di Bottega Verde, dietro ci sono i lip balm di Elf e altri gloss, tipo questo è un gloss di H&M, un gloss di scrub labbra di Essence, i lip gloss di Elf, questi Candy Shop che erano bellissimi. E quindi qui sono rossetti rossi e burro cacao. Nel cassetto sotto ci sono tutti gli ombretti Essence che ho. Cioè non sono tutti qui, quelli cotti sono in un altro cassetto. Quindi questi sono solo ombretti Essence. Ne ho tantissimi perché prima ne compravo veramente tanto, mi piacevano tanto. Quindi sono tutti qui, ombretti Essence. Ce ne sono tantissimi. Se poi volete vedere qualcosa nello specifico fatemi sapere, vi faccio dei video a parte. Invece qui ci sono prodotti che uso un po' meno. Per esempio sopra ci sono i matitoni ombretto. Questi che mi sono rimasti pochi perché li ho regalati quasi tutti a mamma, che lei li adora questi matitoni ombretto, quindi i colori che lei usa glieli ho dati tutti. Mi sono rimasti questi, sono quasi tutti di Kiko, alcuni di NYX e uno di Elf, cioè di Essence, scusate. Questa è una palette componibile di Elf che ha diversi scomparti, l'ho messa qui perché non so dove metterla, vedete, ha diversi scompartimenti sta palette ed è qui, e quindi qui c'è questo. Invece nell'ultimo ci sono gli ombretti in crema, quelli che mi sono rimasti. Sono questi qui, gli ombretti in crema, vedete, ci sono i cuoricini di Kiko che non uso più ma che tengo per collezione perché sono bellissimi, scusate la mano, quelli lì. Questi di Maybelline Mousse, questi di i Color Tattoo di Maybelline, insomma gli ombretti in crema, questi non li uso, li tengo sempre per collezione per la scatola di Essence, e i Pupa Vamp che invece adoro, ne ho due. E quindi questi erano i cassetti qui. Ok, abbiamo visto tutta la scrivania, passiamo ai cassetti qui, due cassetti. Allora, vabbè, qui laterale intanto ho i prodotti che uso per la skincare, quindi struccanti, creme, contorno occhi, tonici, eccetera. Quindi sia in questo cestino sia in questo. Ci sono i cerchietti, vabbè, le penne colorate e le cose cartopazze, alcune sono qui. In quella scatola di Sephora ci sono tutte le maschere viso, come si chiamano, i cerotti per i punti neri, cose del genere, quindi skincare viso lì dentro. Ora spostiamo questo e vi faccio vedere i cassetti.
Allora, nel primo cassetto in alto c'è la palette di Primark, questa che non so dove mettere, quindi metto qui per il momento, ma sotto nascondo un tesoro praticamente. Allora, nella parte destra qui ci sono tutte le palette di Kiko delle edizioni limitate, vedete, sono tutte Kiko edizioni limitate, sia queste, questa, questa qui, questa qui della Darling Game. E quindi ci sono tutte le Kiko. Poi ci sono le tre palette cioccolatine, diciamo, di Makeup Revolution. La chocolate orange, la chocolate normale e la chocolate rose gold. C'è la palette dell'Otti London, questa qui, che io adoro. Vi ho fatto vedere anche nei top 2018. Ci sono due delle palette di Nabla che ho. Ne ho quattro, poi vi faccio vedere le altre. Queste sono palette che mi sono composta io con gli ombretti di Nabla. Tranne quello quadrato che vedete qui, che è di Mulac. Poi queste sono le palette della Revolution, quelle fatte così, con 15 ombretti, sono fantastiche, ce ne sono 4 così più una che è la seconda, che è questa qui, questa però non me la consiglio. Invece in questo contenitore ci sono gli ombretti mono, non sono tutti qui, questi sono ombretti che non sono dorato, bronzo, oro eccetera, perché quelli sono nel cassetto giù, adesso ve li faccio vedere. Quindi qui ci sono vari mono di Sephora, di Kiko, P2, c'è Debbie, questi di Debbie li adoro, ne è uno di Wycon Cotto, che è questo, i duo di Essence, questi non li fanno più. Insomma, della Mua ci sono ombretti mono vari ed eventuali, più appunto tutte le palettine delle edizioni limitate di Kiko che io colleziono. Nel cassetto giù ci sono sempre ombretti, e voi direte: Mari, ma quanti ombretti hai? Tantissimi, lo so. Allora, questo non riesco a tirarlo fuori del tutto. Allora, nella parte sinistra, in questa scatola qui, che era una glossy box, ci sono degli ombretti mono più particolari, quindi ho quelli per esempio delle edizioni limitate di Pupa, tipo questi, quelli di Kiko cotti con la confezione quadrata, questo cotto di Fiori Magnolia, sotto ce n'è uno di Collistar, che è bellissimo tra l'altro, ci sono questi qui sempre di Pupa di edizioni limitate, questa era la Laika Doll, la collezione, ci sono i Color Infallible, quelli fatti così, che sono splendidi, ci sono i Color Sphere, sono tutti qui dietro, cioè quelli sono tutti i Color Sphere di Kiko, quelli dietro, questi due di Essence, questi glitter che ho sia lilla sia rosa, quelli rosa sono dietro, eccoli qua, sono glitter per occhi. E quindi in questa scatola ci sono gli ombretti più particolari. Qui c'è questa palette di Pupa, solo perché ve la devo recensire e poi la tolgo, perché no. Al centro ci sono i pennelli, quelli doppia testa, quindi che non possono essere infilati in un contenitore in verticale, quindi li tengo qui, sono tutti doppia testa. In questo contenitore ci sono tutti gli ombretti, vi dicevo, color bronzo, oro, marrone, quindi quelli con i colori caldi, questo lo adoro della Debbie, uno dei miei preferiti in assoluto, quindi vedete sono tutti qui, c'è Kiko, Debbie, Rimmel, questo di Ophidra che è un, in realtà un illuminante viso ma che io uso come ombretti, colori tipo così, quindi li uso però come ombretti, Mua, Essence, Avon, quindi H&M, quindi sono tutti ombretti sulle tonalità di oro, marrone, bronzo, sono tutti qui, rimettiamo a posto. Davanti, allora qui ho le 4 palette Sleek, io ne ho 5, ne manca una qui, ci sono, che è nel contenitore su, quindi qui ci sono le palette Sleek e le altre palette di Nabla. Allora, in questa qui che era di Nabla ho depottato la palette di Mulac, la Good Vibes, perché così mi occupa meno spazio e quindi vediamo se riesco a utilizzarla, anche se come sapete la mia è andata male, quindi puzza, quindi ho un po' paura a utilizzarla, ma intanto l'ho depottata. Queste sono sempre di Nabla con ombretti Nabla che mi sono scelta io, l'ho composta io queste palette. Poi c'è questo di Essence della Sun Club, questo che è bellissimo, che è un all over. E quest'altra sempre di Nabla che mi sono composta con tre ombretti Nabla e uno di Mulac, questo. Poi invece laterale c'è un eyeliner e tutti i vari temperini più le fibre per il mascara di Essence. E quindi questo era il secondo cassetto. Ultimo cassetto, allora qui intanto c'è, vabbè, la palette di blush che mi ha regalato Vale della Revolution. Sta cadendo roba, perché non ci va da nessuna parte, quindi la tengo qui assieme alla palette 100 colori di Elf, che è questa, che non uso però. E invece l'ultimo cassetto, ci sono anche cose cartopazze che non c'entrano niente, quaderni, scusatemi. L'ultimo cassetto di makeup è questo, e qui ci sono appunto le terre. Allora, qui tengo appunto tutte le terre per il viso, in questo contenitore qui, c'è Too Faced, Collistar, ce ne sono di Essence, questa è sempre di Essence, di Pupa, di Debbie, insomma varie marche, di Kiko, Bourjois, c'è questa della Vichy. Queste sono due palette di blush, scusate la mia scarpa, imbarazzante la croc, ok? Queste sono le palette viso di blush della Makeup Revolution, sono sia quella dei pescati sia quella dei rosati, solo che nel cassetto del blush non mi ci stanno e devo tenerle qui. E si chiama Blush and Contour ed è questa, è quella dei pescati, e dietro c'è quella dei rosati. Negli altri due ci sono gli smalti, ma sono in disordine i cassetti, ve li faccio intravedere. Tipo questi sono tutti smalti Kiko, arrivano fino in fondo, e sotto c'è un altro cassetto di smalti, solo che io gli smalti li sto usando veramente poco in quest'ultimo periodo. Vedete, sono tutti smalti. Quindi ragazzi, questa era la mia postazione make up.
Spero che il video vi abbia fatto piacere, io sto facendo una panoramica così sperando di non darvi il mal di mare. Attaccate al muro poi ci sono dei miei disegni di, non so se si sono intravisti prima, però insomma quelli sono dei disegni che ho fatto io, perché sì, ci piace disegnare ogni tanto. E quindi questo è quanto ragazzi, questa era la mia postazione make-up, spero di avervi tenuto un po' di compagnia o dato magari uno spunto per organizzare la vostra. Io vi mando un bacione grandissimo, vi ringrazio per aver visto il video, se siete arrivati fino a qui siete fantastici perché immagino sarà lunghissimo, adesso mi divertirò a montarlo. E quindi ragazzi vi mando un bacione grandissimo e se volete ci vediamo al prossimo video, ciao!